Giorni fa si è ipotizzata la chiusura totale dei centri estetici e dei negozi di parrucchiere. Invece il decreto firmato 2 giorni fa dal Premier Conte non contiene altre limitazioni. Al momento dunque queste attività restano fuori dalle nuove misure che prevedono invece una stretta per altri settori. In caso contrario, estetiste e parrucchieri avrebbero dovuto affrontare ulteriori difficoltà oltre a quelle già subite durante il periodo del lockdown con incassi ancora da recuperare. Tante invece le precauzioni che vengono adottate ogni giorno. Gel, mascherine, igienizzare tutto prima e dopo, soprattutto dopo, e una poltrona sì, una poltrona no. Il discorso del monouso come attrezzi, e mantelline e quant'altro, asciugamani, quello sempre. Il problema è diverso, che con tutto il parlare degli ultimi 10 giorni in automatico c'è meno gente già dall'ultima settimana. Speriamo che tutto torni alla normalità quanto prima, poi ha aggiunto Simone Boccarossa. L'auspicio è condiviso anche dalle estetiste Barbara e Susanna, che quotidianamente sterilizzano le attrezzature e sanificano gli ambienti, anche con l'ozono, con grande attenzione. All'ingresso del centro il gel igienizzante, un termoscanner e le autocertificazioni che le clienti devono compilare. Siete preoccupati per un'ulteriore stretta di queste norme? Allora, siamo preoccupati. Io credo che non avverrà questa cosa, perché ormai siamo tutti informati, controllati, sappiamo come affrontare questa cosa, come queste ne abbiamo avuto di altre comunque, di cose preoccupanti. No, io non credo di no che non avverrà. Comunque, se dovesse essere, accetteremo anche questa. Già subito dei momenti difficili, duri. Una chiusura di 3 mesi quasi di un locale, diciamo che è abbastanza dura da affrontare. Noi abbiamo vissuto serenamente anche quella, sono una persona positiva, pertanto sì, vabbè, sono stati 3 mesi, ho guardato il lato positivo, mi sono goduta un pochino la famiglia, poi siamo ripartite in quarta, abbiamo avuto una bella stagione, si è lavorato, certo dobbiamo tenere gli appuntamenti molto più dilatati perché comunque entrate, uscite, anche se noi qui abbiamo 2 entrate e 2 uscite, è tutto molto contingentato, insomma, ecco, siamo serene, però dico la verità, le clienti ci accettano, cioè accettano tutta la cosa. Certo che ha creato ultimamente questo fatto di dirlo, crea un attimo di tensione nei clienti, specie perché noi lavoriamo comunque con una programmazione magari anche di un paio di mesi, 3 mesi, noi lavoriamo con il laser, sono programmazioni anche di mesi, è normale che prima di farti un pacchetto, un percorso, ci pensi 2 volte.